Quante facce hai fatto già? Sei? Me ne manca solo una e poi manca questa. Tre te mancano, quattro. Quanti minuti ha fatto? Quanti minuti ha fatto? Ha fatto quattro, mi sembra. E vedi? Si vede. Ha fatto un minuto. No, perché questo è il terzo video, perché registra solo 8 minuti. Hai capito? Fa la pianta di rosa. Che? Prendi una fiora, una rosa appassita. La immergi il gambo nel miele. Poi prendi un pezzo di banana e ce lo infili dentro. Poi sotterri la banana con il gambo della sottoterra, togli la rosa appassita e esce una nuova pianta di rosa. Paolo Fox, vieni che non ti faccio niente. I cittadini ucraini partono da Caserta verso il fronte. Andiamo a difendere il nostro patria. Ci sono le madri anaffettive e che conseguenze hanno sui figli? La mia madre lo era in un certo senso, almeno con me. Hanno difficoltà a manifestare l'affetto, ad esempio tranne un abbraccio e un bacio. Le cause di questo risiedono nel passato emotivo della madre, che probabilmente è stato piuttosto problematico. Un'altra caratteristica piuttosto problematica è l'assenza. La madre anaffettiva probabilmente non parteciperà alla vita dei figli cercando di evitare i compiti da genitore. Spesso queste madri affidano l'educazione dei figli a figure sostitutive. Le madri anaffettive sono abili manipolatrici dei figli, probabilmente questa è una conseguenza dell'incapacità di comprendere i bisogni. I genitori che danno maggiore peso alle proprie necessità sono portati a percepire i figli solo in funzione di loro stessi. Ecco perché le madri anaffettive tenderanno a controllare in prima persona ogni aspetto della vita del figlio. Purtroppo può capitare anche che la madre anaffettiva metta in atto ricatti morali. Si tratta di un vero e proprio abuso psicologico in cui la madre manipola emotivamente il figlio. Fanno uso del senso di colpa, specialmente in età adulta. La madre inaffettiva rinfaccerà tutti i sacrifici che ha fatto per il figlio per trovare qualcosa in cambio. Le madri inaffettive fanno le vittime, questa tipologia di genitori inclina ad avanzare richieste, ad aiutarsi e farsi commiserare. Le madri inaffettive sono anche piuttosto gelose nei confronti del figlio e cercano continuamente il suo aiuto anche quando questo diventa adulto. Uno dei primi effetti del crescere con una madre inaffettiva è l'inversione di ruolo. Il figlio sfrutterà tutti i suoi mezzi per farsi carico della madre, ma questo è l'unico problema e non è nemmeno il più grave. Un bambino cresciuto con una madre inaffettiva ha buona possibilità di sviluppare una bassa autostima, oltre a incapacità di manifestare le proprie emozioni e possibili disturbi e sindrome dell'abbandono. Ovviamente non si tratta di una legge scritta nel marmo, anche perché ogni situazione è sostanza. Può anche essere che la madre inaffettiva migliori le sue capacità genitoriali col tempo,
fino a diventare una figura stabile e presente nella vita del bambino. Allo stesso modo è possibile che i figli riescano a sviluppare un'emotività sana nonostante la loro affettiva. Ecco. E bravo.